tutte e tutti il benvenuto, buon viaggio nel cuore della montagna Peganasca con voi, e assieme a voi che teniamo a Bergamo, buon viaggio a tutte e a tutti. Ecco, la gara da appena partita, probabilmente ora gli atleti hanno già raggiunto qualche vetta, sono partiti davvero con un grande sprint. Sì, diciamo che adesso vanno a sprombattuto verso le creste del Blum e poi inizia la grande avventura di Orobie Ultra Trail, in cui gli atleti si dirigeranno verso Colere, entreranno nella Val Zurio e arriveranno poi in Val Bondione. Da quando saranno in Val Bondione, poi lì ci sarà da divertirsi, perché andranno in zona Brunone, scenderanno verso il rifugio Calvi, Laghi Gemelli, Alpe Corte, li aspetteremo a Zambla e da lì sul Selvino arriveranno poi praticamente in picchiata verso Bergamo. Ecco, ricordiamo lunghezza e dislivello del percorso. Allora, faranno 140 km con 9500 metri di dislivello. La manifestazione Orobie Ultra Trail è una manifestazione patrocinata e analizzata dalla federazione ITRA, che concede 4 punti per le qualifiche dell'UTMB. Ecco, questa è una manifestazione che punta a crescere, questa è la prima edizione. La prima edizione con grandi numeri. All'interno della manifestazione, che ricordo essere composta da due competizioni, la 140 e la 70, ha già raggiunto per quest'anno quasi 1000 atleti, per la precisione, non vogliamo peccare di presunzione, 970 e 27 nazioni. Vediamo dove arriviamo. E riguardo al percorso, sotto un punto di vista più tecnico, come lo avete giudicato? La manifestazione è molto molto selettiva, per questo motivo abbiamo inserito praticamente 22 ristori e 2 basi vita, ci sono dislivelli impegnativi, per quel motivo infatti chi è iscritto all'Orobie Ultra Trail, la gara lunga, questa di Clusone, aveva bisogno di aver compiuto almeno una gara sopra i 100 km nel mondo trail, oppure due gare, una da 40 e una da 70 km, sempre nel mondo del trail running. Ecco, per chiudere ricordiamo alcuni appuntamenti anche per il pubblico. Innanzitutto, oltre ai passaggi nelle basi vita, l'altro grosso ristoro importante sarà nel Parco Vulcano di Selvino, dove ci sarà tutta la comunità di Selvino pronta ad accogliere gli atleti, e poi l'arrivo a Bergamo in Piazza Vecchia domani verso le ore 10-10.30 per i primi, fino a mezzogiorno di domenica, dalle 13 premiazioni, e la grande festa continua.